Fratello, non me lo posso scordare, quindi gli altri ormai li abbiamo memorizzati. Tutto bene? Avete avuto modo di riflettere un pochino? No, dice, abbiamo fatto un sacco di altre cose. Allora, giustamente Giampaolo ci diceva di che avete parlato ieri. Dirlo in pochi minuti, no, mi sembra proprio impossibile, però ecco, facciamo un piccolo riepilogo, magari, in cui sostanzialmente ricordiamo che abbiamo percorso un po' di, diciamo, un po' di esempi di casi concreti supportati dalla parte più, se volete, teorica, ma molto pratica, cioè nel senso che noi abbiamo impostato la giornata dando dei, diciamo, degli spunti, è questo che abbiamo detto fin dall'inizio con Alessandra, per delle riflessioni. Diciamo, nostro è soprattutto un approccio metodologico per poter parlare alle imprese, questo è l'oggetto di queste 2 giornate, e che evidentemente ognuno di voi poi deve poter, come dire, calare con le dovute, diciamo, differenze, applicazioni alle vostre realtà, che peraltro sono delle realtà non tanto piccole in termini di dimensioni, ma locali rispetto al fatto che insistono appunto su un territorio, diciamo, limitato e circoscritto rispetto ad enti che operano a livello nazionale o addirittura internazionale. E noi riteniamo che metodologicamente parlando quello che abbiamo offerto e presentato è qualcosa di, diciamo, applicabile sempre, ripeto, con le dovute differenze. Ed è, diciamo, un modo di lavorare soprattutto strutturato, organizzato per non lasciare nulla al caso e per evitare anche, diciamo, gli errori che sono comuni, che sono semplicemente, diciamo, dovuti al fatto che quando si lavora, si è nell'operatività quotidiana, anche quando si fanno le attività come molti di voi fanno a titolo volontaristico, comunque è sempre un lavoro. Diciamo, si possono correre perché si è presi appunto dal fare e quindi ogni tanto la prima cosa che abbiamo detto è fermarsi un secondo a riflettere, a pensare come la si sta facendo quella cosa, a cercare di disegnare i processi e il flusso è sempre molto utile. Di conseguenza abbiamo introdotto il perché alcuni strumenti di marketing sono utili per approcciare anche al mondo delle imprese, siano esse piccole, medie o grandi, che ogni realtà ha bisogno di capire prima di tutto chi è, qual è la sua missione e come la trasmette al mondo che la circonda, quindi un'analisi, diciamo, di scenario, di contesto, di riferimento in cui la realtà opera, capire come si viene percepiti, non sempre quello che noi pensiamo di essere coincide con quello che gli altri pensano noi siamo, in sostanza, e una volta che siano chiare, diciamo, queste cose, andarsi a proporre, cercando anche lì di, come abbiamo detto ieri, non sparare nel mucchio e quindi fondamentalmente mirare anche laddove possibile, visto che le risorse sono sempre limitate, a chi davvero pensiamo possa essere in sintonia con le nostre strategie, con il nostro modo di porci, con la nostra mission, prima di tutto, e anche immaginare, fare l'esercizio di capire chi vogliamo essere tra qualche tempo. Tutto questo va in un grande cappello che è la pianificazione, fondamentalmente, perché pianificare anche piccole cose, avere in mente anche, ecco, da oggi ad un anno come voglio realizzare le mie attività, aiuta soprattutto a massimizzare i risultati, a ottimizzare, diciamo, ecco, quindi a minimizzare anche i costi. Spesso abbiamo a che fare appunto con situazioni dove non cerchiamo i fondi perché non ne abbiamo neanche per andare avanti, oppure ne abbiamo troppi pochi per fare delle cose che magari ci piacerebbe fare e che crediamo di non riuscire a fare. Quindi sostanzialmente adesso te l'ho diciamo, sintetizzato molto proprio grandissime linee, però vedrai che siccome questa mattina, come avevamo anticipato, iniziamo con la seconda parte dell'esercitazione, di cui ieri è stata fatta una prima fase, poi dalle esercitazioni, come accaduto ieri, nascono comunque degli spunti di confronto, di riflessione, di discussione, utili anche per riprendere magari dei capitoli che abbiamo, diciamo, illustrato. Allora, la seconda fase, diciamo, dell'esercitazione, prendendo sempre spunto dallo scenario che abbiamo visto ieri, vi rimettete, come dire, nelle condizioni che vi eravate dati voi stessi, cioè noi avevamo diviso 2 gruppi, ognuno da 4 persone, e ogni gruppo alla fine aveva portato come risultato, sostanzialmente gli si chiedeva di individuare
delle aziende potenziali a quale andare a chiedere i fondi nelle modalità che si riteneva più opportune rispetto alla realtà che nell'esercitazione è simulata. Quindi ognuno di voi rappresentava un'organizzazione, cioè insieme i due gruppi rappresentavano un'organizzazione descritta qui nell'esercizio, appunto, e sostanzialmente lo riepilogo appunto per Giampaolo, diciamo, l'organizzazione non profit che rappresentate si occupa di raccogliere fondi per finanziare la ricerca biomedica su una particolare patologia maschile molto diffusa in tutto il mondo occidentale. Ognuno dei due gruppi ha interpretato questo concetto a sua, diciamo, libertà, quindi anche la patologia maschile non è, diciamo, precisata volutamente, però l'importante è servivano alcune caratteristiche, quindi aver individuato che era maschile piuttosto che. E poi ci sono delle informazioni, dei dati che potrai leggerti molto, molto semplici, che dicono qual è lo stato, diciamo, di salute, insomma, l'attuale situazione, la fotografia di questo ente, di questa organizzazione. E la prima fase chiedeva appunto di come approcciare al mondo imprenditoriale. È stato interessante perché il gruppo, diciamo, qui di destra, di cui hanno fatto parte anche loro, appunto, adesso non c'è appunto Marilita, magari Giampaolo, se vuoi, ti puoi, proprio così facciamo almeno 3-4 come gruppo. Sostanzialmente hanno scelto una strada più di tipo, come dire, hanno definito che le imprese a cui si sarebbero rivolte, a parte le donazioni, si sono focalizzati anche su delle meccaniche di raccolta fondi un pochino differenti. Hanno puntato, a parte il settore bioagroalimentare, che è una caratteristica che avevano scelto anche poi gli altri, a diciamo, imprese con una rete distributiva, ad esempio, facciamo l'esempio di una Coop, cioè delle Coop, per cui poi chiedevano fondi insieme a queste aziende presso i loro clienti. E poi ce n'erano anche altre, no? Avevate fatto anche un'altra, la tessera della Coop, e poi c'era un'altra realtà aziendale che avevate proposto, ce n'erano diverse, perché poi la portavoce è stata Marilita, ma ognuno di voi. Comunque, diciamo che lo sto dicendo perché voi riprendete da lì per fare la seconda fase dell'esercizio. Invece loro, il cui portavoce era Fabio, avevano deciso di andare molto più mirati, in qualche modo, erano partiti dal discorso target maschile, reddito medio-alto, donatori, diciamo, di un certo tipo, e quindi sono andati su prodotti, direi quasi di lusso, comunque di alta gamma, da Rolex alle macchine di prestigio, eccetera, eccetera. Quindi ecco, è stato interessante vedere due approcci differenti. La seconda parte dell'esercitazione, che richiederà, direi, un'oretta sicura, insomma, perché se ieri è andata così, sicuramente oggi, diciamo, dobbiamo parlare un po' più di numeri, dovete fare uno sforzo di immaginazione e cominciare ad applicare un po' il concetto di pianificazione, è quello di elaborare un piano previsionale di entrate ed uscite. Immaginate oggi per il 2014, per l'anno futuro, relativo alla raccolta fondi tramite aziende. Quindi, prendendo spunto da quello che avete detto ieri, adesso vi dovete mettere un attimo a fare i conti, in sostanza. Cioè, quanto mi costa aver immaginato di approcciare in quel modo a quelle imprese e quanto penso di ricavare? Poi dopo, lo vediamo insieme per comprendere meglio, magari, ecco, cosa si può affinare, che cosa Se lasciare volevo aggiungere la parola d'oro. solo una cosa, che, come dire, cercate anche un attimo di ricordarvi quegli aspetti della pianificazione, della progettualità, della Esattamente. scheda progetto che nessuno vuole compilare, ma semplicemente perché vi possono, come dire, potete avere chiare quelle che sono tutte le fasi della progettualità e soprattutto nella creazione del budget, perché è proprio soprattutto quello a cui serve la scheda progetto, non solo per avere le idee bellissime che abbiamo in testa scritte e realizzate su un foglio, ma perché poi quando si vanno a realizzare non ci diciamo, guarda, questa cosa non l'avevo prevista, non ho i soldi e non la posso fare. Quindi in questo senso ci aiuta molto, come dire, il flusso che c'è dentro un progetto. Lo facciamo di mattina all'inizio, se avete le menti Freschi, fresche, così i numeri vengono freschissime. meglio. E poi dopo, questo se lo vuoi tenere tu, Giampaolo, se magari te lo puoi rileggere, ti metti con loro così. Poi siamo qua come ieri per qualsiasi domanda, approfondimento. Vai, vai. Mamma, figurati. Io ti appoggio, aspetta che ti tolgo questo. Sono le 10:04.
Grazie.
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 dal progetto che abbiamo fatto ieri, cioè dall'azienda, perché noi abbiamo
Questi sono stati fatti per 15 a parte da 400
come? Il 30% di turista, però il 10% di quindi se il 30% di questi 4 milioni, il 30% di questi 4 milioni sono lì che si proviene, il 30% di 4 milioni di organizzare un po' da fondo. Sono 1.200 euro, 1.200.000 euro, sono 1.200.000 euro, abbiamo detto meglio, 8 milioni, invece la facciamo. 4 milioni rappresentano il 30%, che di cui il 30%, soltanto 2 rappresentano quasi il 30% della raccolta complessiva. Quindi la raccolta complessiva è il 1.300.000, quindi 1.300.000 mettiamo che la sponsorizza un'azienda che offre tutte le cose due, l'altra invece finanzia, cioè con i soldi allora facciamo 500.000 e quindi c'è un primo di questa, però è 800.000 Però la
Puoi mettere la slide di prima? Puoi mettere la slide di prima? Quella di esercitazione? Scusami. No, figurati. No, avevo preparato già quella per la... Sì, no, era solo per rifocalizzare. Che vi ricordate se era la 60 80? Era la 60 o la 60 di coinvolgimento, quindi la richiesta di... Conosci qualcuno? Cioè la conosci come realtà di meraviglia? Quindi hai fatto le squadre ancora? Forse la 63. Lavorare su questo,
Vabbè, lasciamo le perugine, noi avevamo le palestre. Calcoliamo un'altra 50.000 aziende.
non la veste giuridica. Allora, decidiamo questo milione di euro. Possiamo dire, guarda, è un'azienda da 55.000 euro. Quando uscita, esatto, è un'azienda che non ha vita. Sì. Ma questo non potrebbe essere una sfida, solo che invece non sarà con la capacità del progetto, quindi questo oltre ai volontari, oltre ai soldi, darà anche gli strumenti, quindi quanti le facciamo? Gli italiani si adoperano molto. Facciamo 10.000. Ci sono 20.000 euro. Adesso volevo fare un passo. Io sono No.
questo è €750 a palestra per 100, quindi sono 75.000 euro palestra. Sapete la col diretti, quante aziende sono la col diretti? Quindi €1.000.000 glielo facciamo dare, perché €1.000 azienda. La seconda non funziona così. Non funziona così. Lo so, molte volte in campagna unita è una loro operazione di una serie di attività diretta. 100.000 euro di raccolto, come la forza motrice che li muove. No, ma la sconfiggiamo una malattia. Ma €20.000 con una micro donazione da tutte le aderenti. E quindi mettiamo 100.000, vediamo le aziende sono portate. Va bene, va bene. 100.000, che vuol dire? 100.000. 100.000 e più mettiamo. Giusto per essere certa che voi stiate considerando un po' tutte le variabili. Sento che state voi, almeno vi sento, loro sono più silenziosi, dico, state parlando della raccolta. Ricordatevi che avete di converso, se non avete già fatto, gli oneri da sostenere. Cioè questa raccolta quanto ci costa? Quella è una voce che non va sottovalutata. Infatti noi stiamo facendo il processo inverso. Dai costi. Ok. Dobbiamo capire cosa possiamo. L'importante è che li contemplate tutte e due, ve lo stavo dicendo. Ma scusa, Fabio, se il budget li vedi, perché non devo fare io? Questa non è tua. Cioè, è una cosa tua. Io non sono brava a fare questo. Quindi, dicevamo, c'è rimasto, mettiamo che un altro 10.000 si raccolgono da varie aziende, invece
un milione di euro ci è rimasto nel stand. Invece se facciamo la pubblicità, quindi non si capisce, per esempio, non è che c'è la comunicazione. Devi leggerti tutto, questo non va bene, tu lo devi sicuramente preparare. Secondo me ci torniamo per chi allora mi dice una casa di Inza, ma non così.
Lo rimodulate a 2 milioni e non ci arriviamo, avremo una decrescita. Però
Fatto vedere il processo che applicate. Capito, cioè, è quella la cosa importante. Territorio, che avete fatto un'analisi di mercato, che avete messo in piedi tre progetti che raccoglieranno il totale meno dell'anno precedente. Quindi non è importante necessariamente crescere, la cosa importante è essere realistici. Anzi, se effettivamente avete dati su una impossibilità di crescita, lo dovete no, dire. No, perché se ci dobbiamo basare su quello che abbiamo scritto ieri, dobbiamo basarci su quello che abbiamo scritto ieri. Sarebbe utile perché, signori, perché adesso ci scontriamo con la realtà in questo momento. Brava, e guarda, ma l'esercizio deve portare a questo, oh, che voi ieri avete potuto immaginare le cose più belle del mondo, ma quando vai a mettere a fare la scheda progetto, come mi diceva Alessandra, è il momento della verità, cioè in cui ti rendi conto che mettendo le cose in fila, forse non è detto che posso fare tutte le cose che avevo pensato, e magari mi metto a pensare anche delle cose diverse. Adesso nessuno mi viene di cambiare qualche cosa di quello no, che è cambiamo subito, facciamo una condizione. Cioè, l'utilità è proprio quella. Poi tanto meglio se invece riuscite addirittura a fare, diciamo, preciso quello che ieri vi era venuto in mente. Siete stati fortunati, voglio dire, se le idee iniziali sono anche realizzabili. Ma non è detto, è proprio quello che spiegava Alessandra. La scheda progetto è proprio utile per questo. Io ho detto fino alle 11, avete 5 minuti, Sono soldi comunque, tanto poi lo discutiamo molto, questo lo discutiamo molto insieme, quindi dopo magari usiamo anche la bagna. Quanto allora facciamo una noi che siamo lo facciamo prima di iniziare le discussioni, che dice? O ce l'hanno sempre noi che non farete noi, no, proviamo, questa bella idea. Sentite, ma apposta chi vuole il caffè che abbiamo preso noi, così voi lavorate. Dai, poi se hai bisogno della boccata d'aria esci sul balcone. Ho visto quegli occhi, oddio. Chi non lo prende? 3, 1, 2, 3, 4. Richieste particolari, macchiato così. Macchiato? No. Ragazzi, voi no? Sicura? Sì. Ma siete proprio, cioè, da ieri che senza bere niente, non so come fare. Macchiato? Sì, uno sì, è lei, è Dora. Io, macchiato. Quindi tu le fatti i conti, Aspetta. Ho fatto la scheda progetto. Mi sono talmente abituata che vado con questo. Grazie. Relativo alla raccolta fondi, per questa raccolta fondi, e che scusa, non è quello che abbiamo detto, diciamo che dobbiamo raccogliere, no, allora no, per la raccolta finalizzata, la spesa della raccolta, su quel milione di euro, la spesa della raccolta, quanto spendiamo, tenendo presente quei dati, lo studio, questo lo promettiamo per la vicenda, se non è un formato dice tu allora quindi c'è l'esercizio e la potenza di un'intraccia che è uscito relativo alla raccolta fondi di un'azienda, non c'è ci facciamo come fa quando prendiamo il
Grazie.
Quanto dura la preparazione, la campagna di raccolta delle aziende? Quanto dura? Se ne dura meno, Viviana, dal suo portafoglio, giusto per fare il
Aspetta, e secondo me ci serviamo sulla casa anche la prima tu vai c'è la io la condivisi e aspetti l'acqua questo è quello allora sull'acqua le bottiglie d'acqua da dare allo stadio con l'etichetta questo è quello macchiato questo? Sì come va? Cioè pur di non farci fare 5 minuti pur di non farvi fare la pausa per dare un caffè questo è schiavo però vi facciamo finire prima no? Perché prima non c'è riporto il fatto ci ha chiesto di finire 10 minuti prima un quarto d'ora quindi dai no. Poi se dovete prendere una coccata io non ve la consiglio si sta fatto bene qui dentro no dopo il caffè lo facciamo a te perché lei deve respirare aria pura. No, ma lo facciamo perché poi dopo cominciamo a discutere della cosa e facciamo la parte. Ho deciso che mi devo specializzare questa cosa, non ci capisco niente. Sai che questo esercizio cosa c'è di utile anche molto, che come dicevi tu prima lui, anche tra colleghi, per esempio che si lavora nella stessa organizzazione in tanti comuni, si capisce molto meglio il lavoro che fa l'altro. E si capisce anche che delle volte uno gli dice, ah guarda, c'è tutta questa bellissima idea, quando l'altro ti guarda così, aspetta, perché non sa che cosa significa quell'idea, capito? Perché è viceversa. Le idee che vengono a tutti e poi non si realizzano perché nessuno si dà da fare. Questo è un metodo di lavoro, infatti io dicevo, quello che dicevo ieri a lei, non è che perché noi siamo abituati a delle grandi organizzazioni, il metodo è uguale per qualsiasi realtà, l'importante è averlo. Poi tu puoi cambiare una riga, tu puoi fare cosa, tu puoi far perdere la scheda protetta. Se voi avete visto nel momento in cui avete dovuto mettere nero su bianco un po' di idee, cominciare a fare i numeri, ma quanto aiuta a rendersi conto che tu puoi avere l'idea di fare del mondo, ma se poi non è realizzabile, se è inaccessibile, non è misurabile, ma che ci puoi fare? Purtroppo è così, cioè, non è che. Io una collaborazione con la Mercedes, con le concessionarie, dove nelle concessionarie è allo stadio di un punto li mettiamo là. Guarda, è più facile la mettere e ne riempiamo la temperatura. Ecco come si esce via questo è andato per quasi 40 anni sì la registra, ma che fa di 5 euro, 5 euro alla registra.
persone, non è che lui ci va lavorare. Quindi sono anche la stessa cosa. Là, quelli sono problemi. Quindi sono la pubblicità. Lo devono capire. Non mi sembra di fare quanto tratta la relazione. Tutti quelli che sono quasi 50 a zero, in cui conquiste solo tra. Cioè, ma fa un bello. Abbiamo finito.
Veneto. Veneto. E Veneto, e Veneto è stato tagliato e quindi sì. Allora prendetevi 5 minuti perché altrimenti giustamente Nicoletta ci uccide. Fate, no, no, dai, prendete 5 minuti, facciamo non più di 5 minuti e poi così cominciamo a discuterne un attimo e ci lasciamo per l'ultima oretta per fare l'ultima slide. Quindi diciamo è 25. Adesso è inutile rimetterla in questo momento. E, facciamo così, per essere diciamo rapidi, nel senso anche qui darci un metodo rispetto a ieri che è stato più discorsivo, partiamo da uno di voi due, facciamo un gruppo A e un gruppo B e ci dite quello che avete effettivamente diciamo, pensato, come l'avete il processo logico che avete seguito. E io scrivo le cose principali in modo che poi vediamo se emerge qualche punto di attenzione. Allora, noi abbiamo iniziato partendo dall'idea che ci eravamo fatti ieri, quindi anche dalle stesse aziende che avevamo individuato, almeno così come Macquarie. E quindi, siccome ci veniva indicato che sul 30% del totale, due di queste aziende erano quelle che insomma avevano la donazione più forte, avevamo identificato queste due tra. Una era la Coop. La Coop però le diverse cooperative a livello nazionale. Scusami, facciamoci, seguiamo questo obiettivo che vi siete dati. Complessivo. Aspetta, non il finale, l'obiettivo da cui siete partiti, quindi il 30 per, volevate replicare, addirittura crescere? No, vi siete ridimensionati. Il 30% del 30, quindi avevamo detto che erano, se non sbaglio, 3 milioni di euro totali. Obiettivo di raccolta fondi, quindi. Vai avanti, io intanto segno. Perdonatevi, per riprendere le, poi Ale ovviamente tu integra tutto, ma per riprendere le slide di Alessandra, cioè gli spunti che lei vi ha dato, queste aziende vi siete fatti la domanda, sono partner, sono meri donatori, cioè come le avete qualificate? Se non ve la siete fatta ne parliamo adesso appunto, cioè vi considera quindi due aziende partner. Quindi 900.000 euro. Con 900.000 euro sono il 30% di 3 milioni, giusto? Quindi è il totale delle due aziende. Voi siete meglio. Però intanto ora i numeri ci servono per l'esercizio, però i numeri, ecco, è quanto è importante perché è facile anche sbagliarsi con i numeri, quindi bene. Quindi questi cubano diciamo 900.000 euro. E come le si componevano? Quindi come pensate di, ecco, queste due aziende le rinnovate? Sì, va bene. Quindi COP livello nazionale. COP livello nazionale con la meccanica di, cioè in che modo? Un euro alla cassa, quanto? 50 centesimi alla cassa. Adesso senza voler essere esagerati perché è chiaro che non avete neanche gli strumenti a disposizione, ma vi siete fatti un minimo di conto di quante possono essere le COP in Italia, di quante casse ha ogni COP? Perché ok.
importante, no, ve lo sto dicendo, oggi non avremo, cioè, no, ma oggi, ma non è quello, no, no, perché Auchan è una cosa, la Coop è un'altra, cioè Auchan potrebbe avere 400 punti vendita, la Coop ne potrebbe avere 1200, fa la differenza. Allora il punto è, adesso non abbiamo tempo, ma vi invito anche per curiosità a tempo perso, andate a cercare queste informazioni, ogni sito della grande distribuzione su internet vi dice quanti punti vendita hanno, per esempio, magari è più difficile trovare le casse, appunto. Questi sono i dati da cui bisogna partire. Esatto. Esatto. Il microfono, Ale, forse. No, parla col microfono, sennò potremmo. Il flusso giornaliero di quelle Coop, quindi quant'è i clienti, quant'è lo scontrino medio, cioè sono sicura che 50 centesimi è la richiesta di donazione adeguata? Perché se io sto andando a parlare con un cliente che in media spende 8 euro, questi sono dati che vi dà la Coop chiaramente, perché non è che noi sappiamo tutto di tutto, forse 50 centesimi pesano su 8 euro, su una media invece di spesa, per esempio quello di Auchan, lo scontrinato medio di Auchan è di 40 euro, quindi un euro ci sta che io glielo chieda al mio cliente. Altra cosa è su uno scontrinato medio, ripeto, non possiamo andare nello specifico, sarebbe impossibile, uno scontrinato più basso, forse, come dire, è una richiesta esosa per un cliente che ti ha pagato 8 euro darti anche 50 centesimi. Ma penso che a prescindere dalla spesa che il cliente fa, non si deve nemmeno deprezzare il valore della ricerca. Cioè 50 centesimi, no? Non funziona così? Il profilo del donatore non è sempre lo stesso, cioè Alessandra che entra in un supermercato entra per fare la spesa e quindi, come dicevo ieri, è settata per fare determinate cose, per comprare il prodotto che sta cercando piuttosto che per cercare l'offerta che gli garantisca una qualità a prezzo, voglio dire, è un meccanismo mentale che fa ognuno di noi. Non è il luogo dove ti aspetti di fare una donazione. Poi ci sarà tutta l'attività di comunicazione interna che ti dirà: guarda, se entri in questo supermercato ci sarà la possibilità di donare a Tizio piuttosto che a Caio. Però io comunque tarerò in maniera non tanto irrazionale, ma tarerò la mia donazione in base al luogo in cui ci sono. Se io, Alessandra, quindi la stessa persona, si avvicina a un banchetto di raccolta fondi in piazza dove c'è, non so, la gardenia di AISM che costa, il controvalore della donazione è 15 euro, io magari gliene do anche 20 perché il mio approccio emotivo in quel momento è diverso. Questo lo dovete tenere in considerazione perché cambia la soglia di donazione a seconda del luogo in cui raccolgo. È così. È proprio la propensione, esatto, è corretto quello che dici te,
non devo svilire la donazione, però devo essere realistica in base al luogo in cui mi trovo e al soggetto con cui sto parlando in quel determinato momento, perché la stessa persona cambia propensione a seconda delle condizioni. No, non è su quello, è proprio sulle condizioni ambientali, chiamiamole così, in cui si trova la persona. Ah sì, anche quello devi considerare. Sì. Quindi si calcola anche la donazione in base alla spesa che la persona fa, quindi si può mettere in previsione che la spesa fino a 10 euro, su una spesa di 10 euro si può chiedere 20 centesimi, mo dico così per dire, da 10 a 20 euro 50 centesimi, e no, la cassiera lo sa. Di quelli non scolpito nella pietra, cioè non è che decidete voi se, che l'azienda vi accorda 50 cent piuttosto che un euro. Voi potreste dire il meccanismo è quello di fare una donazione alla cassa perché abbiamo comprovate esperienze di altre realtà che funziona. Voi che cosa pensate rispetto ai vostri clienti medi, rispetto allo scontrino medio della vostra clientela? Non vi aspettate nemmeno che questi numeri e questi dati ve li mettano sulla scrivania a disposizione, sono dati strategici aziendali, cioè se lo sa un concorrente questi si rovinano, quindi non sono numeri che abitualmente le aziende mettono a disposizione, però loro sono in grado di dirvi, magari non vi diranno, non espliciteranno qual è lo scontrino medio delle loro casse, però vi diranno ma noi riteniamo che un euro può andare bene, piuttosto che dire ma forse per la nostra clientela 30 centesimi è il massimo. Loro sanno, della loro clientela sanno vita, tutto. Morte e miracoli, come si dice. Quindi sanno anche tarare una piccola richiesta in più che può essere richiesta alla loro clientela. Per questo ti dico, 50 centesimi diciamo che solitamente va bene, perché parliamo, ora ripeto, la spesa può variare dall'ipermercato esatto. al piccolo market, ma sempre di spesa parliamo, non è che parliamo di acquisto di un diamante rispetto a un chilo di parmigiano. Certo. Ecco. Però il processo è questo, quindi tu sicuramente puoi andare con una proposta, ma poi sono loro che ti devono un pochettino indicare qual è la, diciamo, qual è quella soglia di donazione che non ti fa fare flop, perché se no, ripeto, se tu ti chiedi 2 euro, dici no, 2 euro è impensabile, io ho appena pagato 11 euro la mia spesa con un litro di latte, 3 pezzi di pane, non so che cos'altro, 2 euro per me, mi sarei comprata un'altra cosa. Nel caso di parlando con la direzione, di dire chi ha le casse deve sapere che non deve chiederlo a chi non fa una spesa superiore a, no. inferiore, no? A chiunque. No, vai Ale, spiega che cosa significa già per la cassiera, insomma. Già che la cassiera lo chieda è già un miracolo, no, sto scherzando. Come dicevamo ieri è un processo di formazione interna che non scatta automatica, perché tu devi chiedere alla cassiera che fa 8 ore al giorno, forse i turni delle cassiere sono da 6, passa barcode sul piano di lettura ottica, gli devi chiedere di fare una cosa che dal contratto sindacale non è prevista, che lei, cioè io non faccio raccolta fondi, io passo i miei barcode, li faccio, poi pulisco, faccio le ricevute, do i punti se servono, cioè gli stai chiedendo una cosa completamente diversa, quindi la devi, e in più, quindi la devi portare a fare questo tipo di operazione, non le puoi certamente chiedere
Guarda, allora, da zero, chi ti spende meno di 5 euro non glielo chiedi, dai 5 ai 10 euro gli chiedi 30 centesimi. Infatti, siamo capiti. No, allora, torniamo un attimo all'esercizio e a questo punto noi abbiamo, ok, diciamo, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso con la direzione, abbiamo calcolato i punti vendita, facciamo che sia stato fatto tutto da manuale, 50 cent a cassa ci produce 800.000 euro. Ce ne restano 100.000 del secondo partner che fa parte di quel 30%. No, va bene, lo volete far crescere, mi sembra anche giusto perché è sproporzionato rispetto a quello che fa 800.000, sì. È vero? Ecco. No, anche perché appunto noi eravamo partiti da tutt'altra cifra, per questo ci troviamo così. Comunque il secondo, la seconda azienda partner è un'azienda che produce, abbiamo pensato, un'azienda nazionale di grandi dimensioni che produce strumenti per la ricerca, quindi da microscopi scientifici, quindi il suo apporto sarebbe in realtà quando, insomma, proprio in, non più non in, non in denaro ma in strumentazione per la sì. Azienda biomedicale, sì. Anche se insomma l'azienda biomedicale che produce strumenti ha un mercato di distribuzione abbastanza targetizzato, abbastanza specifico, no? Cioè, non credo che noi ci compriamo, non so se qualcuno a casa ha un microscopio o un sequenziatore di DNA, non lo so, ecco, non credo. Frullatore di cellule, no, perché magari uno ha le varie cose tra un iPad e un iPhone, non so. Tu sei sicura che l'azienda che vende, quindi fa lucro, nel senso vende il suo business, lo fa vendendo quelle strumentazioni a quei laboratori dove magari sicuramente è attivo anche il progetto di ricerca che voi state cercando di finanziare, è interessata a darglielo gratis? Perché tanto quello è il mercato, eh? Cioè non è che lei vende da qualche altra parte, non è che vende nei supermercati i suoi prodotti, non è che li vende in massa, è un prodotto molto specifico. Queste aziende, anche le più, cioè vi stiamo sollecitando domande per farvi ragionare. Cioè. Allora, a me su 45.000 euro mi ha donato un'azienda biomedica 3.000 euro. Su 45.000 euro di fornitura, non lo sconto, non parlo dello sconto. Mi ha dato un apparecchio di 3.000 euro. Per cosa? Donato per un centro medico, per un posto medico, per attrezzare Ma qual è la missione, la tua missione? La cooperazione, cioè la fare dispensari all'estero. Non è ricerca scientifica, finanziamenti per la ricerca biomedica. Vabbè, ma quello stava vendendo, cioè... No, un attimo, ti ricordi lo schema di ieri di Alessandra? Per esempio, semaforo rosso, verde e sì. Giallo. Beh, sì. No, io, guarda... Il costo abituale della macchina? No, su 45.000 euro di pagamento, di spesa di attrezzature, una donazione da un fornitore. Pari a 3.000 euro su perché 45 non l'hai sentita? Che era il peso totale. I fornitori. Ti spieghiamo perché banalmente. Però bisogna fare... No, ma non c'è, cioè, scusa, che male c'è? Non ho capito. Il mio caso è per, come dire, evitare che si possa pensare che io ho scelto un fornitore rispetto ad un altro perché mi ha fatto una donazione. No, la donazione l'ha fatta dopo innanzitutto, in un secondo momento. Guarda, cioè, ma noi non è che stiamo facendo il giusto o sbagliato, però le riflessioni, no, le riflessioni vanno non fatte. Capisco, no, la mia meraviglia è che non capisco. Qualcuno, intendo dire uno dall'esterno, che può sentire per esempio una cosa del genere, dato che siamo in Italia e comunque varrebbe in qualunque paese del mondo, potrebbe pensare che i 3.000 euro che sono una donazione, quindi chapeau, tanto di cappello, in realtà possono essere anche vissuti come una sorta di mazzetta. Perché io ti faccio la donazione quest'anno, te la rifaccio l'anno prossimo, però assicurami che io sia sempre il tuo fornitore per 10 anni. Spesso queste cose non sono dichiarate
attenzione, nel senso tu non è che devi per forza avere il proprietario, cioè il fornitore che ti dica questa cosa, ma magari potrebbe essere sotteso nel rapporto. Comunque, cioè, la cosa dove volevo arrivare, no, sì, ho capito questo. Quindi semplicemente tante antenne alzate, noi non stiamo dicendo, ecco, ognuno poi chiaramente ha il caso. Valuti anche tale, la non cosa si può al momento. Permettere. Vabbè. Che qualcuno. Ma non è una donazione. Sì, sì, ho capito perfettamente. Guarda, aggiungo un esempio concreto di cattiva pratica, tra virgolette, un'esperienza che abbiamo avuto tanti anni fa, non so se tu te lo ricordi, in Telethon, successe che proprio in buona fede massima avvenne una cosa simile, con delle cifre un pochino più grandi, ovvero fornitore, peraltro che non c'entrava niente con la missione, non era riguardante la ricerca, ma fatti conto, poteva essere uno che dava fotocopiatrici piuttosto che... Successe che poi a distanza di mesi, come dici tu, quindi veramente ecco perché non si è nemmeno accesa, cioè nessuno ha pensato, dice guarda mi piace tanto la vostra casa che vi faccio anche una donazione. Alla chiusura del bilancio i revisori dei conti, perché chiaro le organizzazioni grandi hanno anche questo, la revisione dei, i revisori dei conti fecero notare al direttore amministrativo e finanziario che era bene che questa cosa non si replicasse più. Perché dato che quel fornitore applicava a dei bandi di gara per dare le forniture, poteva essere mal interpretata la donazione. Cioè se si svegliava un altro che applicava al bando di gara e gli diceva voglio vedere, io ho vinto quello però so anche che ho fatto la donazione, ma che basta fare la donazione per avere poi la fornitura, capisci? Cioè sono cose a cui non ci si pensa, perché quando si fanno delle belle cose in buona fede. Buona sapersi, ma vabbè, perché non ci avevo pensato. Anche perché non... Sì. No, però pensavo una cosa, è vero che c'è il semaforo rosso, diciamo, per questa cosa, però è vero anche che loro, queste aziende biomediche forniscono gli ospedali, noi parliamo di cifre astronomiche, non parliamo di 50 e 100 mila euro, parliamo di milioni e milioni di euro quando si tratta di forniture, quindi nel settore loro proprio essere partner in un progetto di ricerca, può essere che la ASL di, non lo so, di la Valle d'Aosta dice no, ma questa azienda, io per il mio ospedale voglio questa azienda, perché questa azienda è un'azienda etica, finanzia perfino la ricerca, cioè ha questi scopi benefici, per cui può essere un ritorno d'immagine per l'azienda, che non è in questo caso in concorrenza con il nostro obiettivo, per cui non ci dà perché ce lo vuole vendere. Magari no, non è così che funziona. No, posso dire, se no, no, volevo dire perché prima io ti ho chiesto, tu l'hai fatto per quale missione? Perché guarda, lo schema di Alessandra ieri faceva notare, avete visto quando ha fatto anche vedere quelle con i marchi, no? Delle partnership, come cambiavano in funzione della missione. Allora perché ti dicevo questo? Per la cooperazione, diciamo che per la tua missione reale, cioè dell'ente, per l'organizzazione per cui lavori, nulla da dire se non questa osservazione che abbiamo fatto legata al discorso fornitore, ma in termini che l'azienda biomedica ti regali uno strumento ben venga, fa parte delle donazioni natura, perché il tuo scopo è quello probabilmente di aiutare determinate, diciamo, strutture che magari non avrebbero fondi per permettersi l'acquisto della macchina, niente da dire, è come quando mi regalano un microscopio. Nell'esercizio però, quello che lei ieri evidenziava quando si parlava di interessi, mi permetto di dire che siccome la missione è finanziare la ricerca biomedica su, non lo so, patologia maschile eccetera, se la macchina che ti danno per 100.000 euro è una macchina di cui si dotano abitualmente i laboratori di ricerca dell'ente che tu stai rappresentando nella simulazione, uno, è strano che se quello lo fa per business,
ti può dire pure va bene, su 10 te ne regalo una per il valore di 100.000. Però o è già il tuo fornitore, rientriamo nella questione, facciamoci una domanda, oppure addirittura potrebbe essere legata addirittura ai ricercatori, perché quella sua macchina aiuta, non so, ad avanzare, a progredire la ricerca e magari ad ottenere anche dei brevetti, che economicamente poi sono una gran cosa sul mercato. Cioè, capite le varie sfaccettature come si intersecano diversamente? Cioè, mentre con una causa potrebbe esserci addirittura un conflitto di interessi, con quell'altra non c'è. Quindi il semaforo cambia. Non è che in toto, cioè non è che è stato un errore quello che avete proposto, volevamo solo accendere un attimo il riflettore sul fatto che potrebbe essere una gestione particolare con questa azienda, tutto qua. Quindi mentre sulla COP, ecco, appunto, a parte qualche questione tecnica di numeri, sull'altra io vedo delle eventuali problematiche proprio sulla natura di questa azienda, che tra l'altro potrebbe lei stessa non decidere di partecipare, non per non dare il macchinario del valore, ma perché, proprio perché voi siete un'organizzazione che si occupa di ricerca biomedica, loro non vogliono essere vissuti dai loro competitor come qualcuno che si è legato con un'attività di donazione ad una causa sociale di quelle che loro finanziano, su cui loro invece lucrano. Cioè, ripeto, sono tante le sfaccettature, avete preso proprio un soggetto complicato, ecco, questo volevo dire. Però utile, no, proprio però per bravo, questo. Utile. Perfetto, adesso ci mancano 2 milioni e 100 per raggiungere solo i 3 2 milioni. Milioni e 100. No, 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 noi abbiamo calcolato che l'azienda, cioè il macchinario di 100.000 euro, di macchinari 500.000 euro. Stringerei la mano subito. Quindi in sostanza voi 900 li avete upgradati a 1.400.000. Sì, ma secondo noi dobbiamo proprio rivedere i calcoli, perché noi non siamo arrivati a 3 milioni totali. No, no, va bene, però il concetto era, allora, guardando dal punto di vista delle due aziende partner, le consolidiamo, cioè le confermiamo anche quest'anno, questa mi dà 800, questa mi dà 100 in natura più 400 di donazione o sempre di macchinari. Ah, ok, però sta di fatto che io arrivo a un valore, se il complessivo, ecco, è 500, devo aggiungere 400, quindi arrivo a 1.300.000, ecco, non era per arrivare a 1.300.000, quindi comunque io mi sono trovata, diciamo, già altri 400.000 euro di questi 2.100.000, volendo pensare all'obiettivo, 3 milioni. Ok, poi? Poi c'erano le aziende di biocosmesi, ne avevamo individuate 4. Sì. E più o meno, insomma, ognuna per un valore di donazione di 50.000 euro, in tutto 200.000 euro. Sì. 4 aziende della cosmesi. Sì, loro però garantivano anche, noi l'abbiamo calcolato economicamente, garantivano anche la presenza di volontari tra i loro dipendenti. E questo per la campagna, l'avevamo ipotizzato poi per tutta la campagna di promozione della ricerca, e noi gli abbiamo dato un valore economico e avevamo calcolato un altro 50.000 euro. Scusa, il primo valore era, quant'era? 50.000 per ciascuna, quindi 200.000. Sì. All'interno della campagna avevamo pensato ad una campagna sempre su scala nazionale, e quindi proprio partecipando fisicamente, non so, ai banchetti, sì, però che non rientra, diciamo, nell'esercizio proprio finalizzato alle aziende, però le avevamo considerato come disponibilità. E siccome ne avevamo individuato anche l'azienda di preservativi ieri, anche questa dava come... Fa parte delle quattro o un'altra? No, no, è un'altra. Perché queste erano tutte di cosmesi. Queste erano tutte di cosmesi, sì. Sì, enorme.
E quanto faceva questa? 50.000 di donazioni, anche questa azienda dava l'apporto dei volontari. Mm-hmm. Quindi poi se diciamo, si evince una raccolta fondi dai volontari nell'uso di qualche altra cosa, quella però è fuori dal computo di questa raccolta fondi, diventa quella dei privati, degli eventi, eccetera, va bene. E questa è 50.000 di donazione invece. Sì. Ci mancano 5 minuti per circa 400, 200... 250, 6,50, quindi ce ne mancano 1.400.000 ancora di soldi. Di raccolta? Ok, quindi che velocemente cosa si aggiunge a queste aziende qui, quante altre? Mensile una quota di 5 euro. Palestre col diretti e che cosa? Quindi tutte queste diciamo, fanno in modo che arrivano a coprire circa fino a 2 milioni, sì, cioè il complemento a uno di quello che vi mancava, insomma, va bene. Vabbè, io scusa, li ho rimossi perché mi era talmente, come dire, impossibile pensare che ci riusciste. Locali, va bene, quindi questi grosso modo insomma ci diciamo le sono un'altra. Va bene, le amministrazioni noi possiamo vendere anche le fondazioni. Allora rispetto ai 3 milioni, quindi ai 3 milioni siamo arrivati a 2 milioni, va bene, però insomma c'è la crisi, uno può fare tante argomentazioni, voglio dire, no, 2 milioni, 3 milioni di obiettivo, a questo punto appunto i costi sono un 10%, 200.000 euro di costi ci sono tra formazione, informazione, marketing, spese di ogni genere, materiale, distributivo, pubblicità. Allora, giusto una riflessione, tanto per utile pure per loro. Questa è una, cioè, per calcolare diciamo, il budget in termini di costi esistono tante maniere, no, previste anche dalla teoria. Questa è una di quelle in effetti, cioè partire da una percentuale che io mi do e non voglio andare al di sopra di quella. Okay. Io decido questo, anzi di un'altra cosa. Però, suggerimento, per fare questa cosa quantomeno si deve aver dato un occhio alla serie storica, come si dice, cioè i tuoi anni precedenti che cosa ti hanno dimostrato. Perché potrebbe essere che il 10% è troppo per la tua prassi, come troppo poco. Quindi è un ragionamento che va fatto ponderato, cioè non è che mi svedo e dico il 10 mi sembra buono, il 15, l'11, no, ecco. Quindi è una cosa che gli oneri vanno considerati bene, come dicevi tu, ora non c'era il tempo, eccetera, da considerare che cosa faccio per, cioè in cosa mi devo attivare per ognuna di queste voci e quindi in effetti quanto mi implica in termini di costi e di oneri. Perché altrimenti diventa tutto molto troppo aleatorio. Forse un buon consiglio, non so, che Alessandra potrebbe dare, che per esempio quando si lavora appunto in partnership, se no non ci sarebbe il senso, che prendi il microfono. Esatto.
quando si lavora in partnership con le aziende, oltre a chiedergli soldi piuttosto che raccolta fondi, sicuramente gli si chiede di farsi carico degli oneri di produzione di materiale. Cioè, se lavorate con Coop e dovete fare la cartellonistica per il supermercato, le locandine, quello, quell'altro, tutto quello che avete deciso, chiaramente paga Coop, cioè non, come lì non si discute neanche. Ma adesso non, perché non avrebbe senso che la paga l'organizzazione, perché sono costi veramente un po' insensati, uno. Due, perché immaginate che sono materiali che loro producono con una, in una quantità e con una ripetitività incredibile, no? Cioè, vedete tutte le locandine, tutte le bravissima, non ci vuole niente a declinare una loro campagna piuttosto che, ecco. E quindi già questo, vi assicuro, abbassa di tantissimo i costi. E poi, ok, il 10%, io non lo so appunto se è tanto o poco, perché dovremmo vedere per ogni progetto che fanno parte di un'unica campagna, come ci siamo detti ieri probabilmente, appunto se ci, quali sono le attività di comunicazione interna, se ci sono attività di comunicazione esterna, se prevedo di, non so, comunicare, faccio un esempio, la raccolta che ci sarà in tutta la COP con uno spot radio che vada in tutte le radio nazionali, lo devo produrre lo spot, poi lo devo distribuire, devo ottenere gli spazi gratuiti, il più possibile gratuiti dalle radio, piuttosto che devo fare tutta una serie di redazionali sui giornali per dire agli italiani andate in Coop perché c'è la raccolta per me. Quindi ripeto, oltre a preparare la struttura della raccolta, poi le persone che vanno e alimentano la raccolta ce le devi mandare. Quindi ripeto, ognuna di queste ha tutta una serie di passaggi in cui devo capire se ci sono meno costi. Ora ad occhio chiaramente non so se 200 o comunque il 10% è tanto o poco. Direi che ci sta, insomma, per esperienza personale ci sta. Sì, ci può stare, certo, anzi, dire, forse è tanto. Anche tanto, esatto. Cioè alla fine, esatto, infatti. Sulle meccaniche il grosso viene da donazioni, tanto di cappello. Sì, infatti, tanto di cappello, complimenti. Ed è... anche donazioni consistenti, perché oggi 50.000 euro. Che devi trovare il modo per... Quindi non attenzione alle famose sponsorizzazioni, quindi non è che gli devi comprare una quarta di copertina sul Sole 24 Ore dove gli spiaccichi tutti i loghi, però un'attività di comunicazione la devi fare, perché 50.000 euro non te li danno se no. Allora, passiamo al secondo gruppo con l'obiettivo solito, abbiamo detto almeno si partiva da 3 milioni. No, le regole le facciamo noi. No, noi infatti siamo partiti dalla definizione della campagna come prima cosa, per cui ci siamo messi un budget di 1 milione, dove con 400.000 euro vogliamo comprare un macchinario e con 600 di raccolta fondi, di sì, raccolta fondi. Sì, sì, suddiviso in questo modo, 400.000 per l'acquisto del macchinario e 600.000 per... 400 per il macchinario che è super tecnologico e poi il resto 600.000 ci mettiamo dentro 6 giovani ricercatori che devono utilizzare il macchinario. No, 6 no, abbiamo esagerato. No, avevamo detto, avevamo calcolato che gli davamo 50.000 euro all'anno ai ricercatori. Vabbè, ma questo adesso ci interessa relativamente, nel senso è per coprire il fabbisogno dei ricercatori. Sì, sì. Sono denaro contante, cioè che serve 600.000 euro da raccolta. No, macchinario intendevo che tutta la raccolta, 400.000 saranno dedicate. Esatto. Allora, queste sono le destinazioni. Esatto, dei fondi. Esatto. Questo è quello che io devo raccogliere. Sì, sì. Denaro, però. Sì, sì, non sì, sì. Natura, no. Se no si crea. No. No, ci sembrava. Ci sembrava interessante e definirlo per la comunicazione. Siamo ricercatori, grant, sì. Poi abbiamo messo come premessa che l'associazione ha 2 sedi, una a Roma e una a Milano, questo per ammortizzare i costi di trasporto, perché comunque lavorando soprattutto con le direzioni generali delle grandi aziende o a Roma o a Milano, per cui noi abbiamo dato come presupposto questa cosa, che ovviamente ha un ufficio fundraising interno. E avevamo ipotizzato, forse esagerando,
un limite di costi di circa 300.000 euro. Cioè significa che noi per portare a casa 1 milione ne dobbiamo, nel netto ne dobbiamo raccogliere 1,3. Ok? Poi siamo partiti con la definizione. Siamo partiti con una definizione di una campagna di comunicazione basic che ci consente comunque di andare a incontrare le imprese in qualche modo. Per cui un video di circa 1 minuto dove noi ci possiamo mettere dentro un testimonial che tendenzialmente vuol richiamare il calciatore, perché comunque sempre noi poi andiamo a fare anche una partita perché coinvolgiamo le squadre di calcio, per cui dentro questo video ci sta il sì. Per un attimo solo per un discorso di contestualizzo, perché per voi è scontato perché avete ragionato. Sì. Chiaramente anche il video, siccome è uno strumento di comunicazione, è ragionato perché è mirato ad un target. Sì, ci arrivo. Che lo stai dicendo? No, allora fa il contrario, cioè ripartiamo dalle aziende, dai settori su cui voi vi siete focalizzati per le aziende, poi capiamo che strumenti avete individuato. Allora, noi sostanzialmente di tutte l'elenco che abbiamo fatto ci siamo concentrati su 3 tipologie auto. Quindi automotive. Sì. Poi squadra di calcio di Serie A. Sport. Sì, sport. Andiamo proprio per marca, sì. Categorie di settore. Sport. Poi comunicazione, poi vi spiego. No, no, è testate giornalistiche. Avevamo previsto di fare una partnership con una testata rivolta. Stampa, cioè, dobbiamo fare stampa. Il centro del settore stampa. Stampa. E poi l'altra era sulla diciamo con un'azienda che produce depuratori per acqua potabile, quelle che si mettono nei rubinetti. Sì, quindi stare nelle utility, sì. Più o meno, utility. Diciamo così. Sì. Per ottenere se date un obiettivo quante imprese mi devono rispondere, no, così. No, diciamo che sull'automotive una impresa, a casa un'azienda. Un'azienda, sì sì, no, abbiamo lavorato già così, no, sport abbiamo è un evento, per cui è un evento, basta e avanza, basta. È importante anche capire questo, scusami, se perché in realtà scrivendo sport appunto noi potevamo essere, potevate andare su aziende sportive, cioè che vuol dire aziende che No. Invece in realtà voi siete andati su squadre. Sì. Quindi in realtà sì. È proprio come si dice in termini, in realtà non è un settore industriale, cioè è una parte diciamo di associazioni sportive che poi in Serie A non è proprio associazione. Ok, quindi è un po' diverso per quello che d'accordo, quindi per un evento. Sì. Poi la stampa, volevamo fare una partnership con una testata mensile rivolta agli uomini. Campagna di comunicazione? Sì, gli chiediamo uno sponsor, diciamo un tecnico. Quindi diventa un media partner. Sì. E mentre con l'acqua stessa cosa, un solo soggetto. Ok, allora dicevo, poi siamo andati un minimo a definire degli strumenti basic di comunicazione che ci consentono di almeno poter instaurare un dialogo con le aziende. Solo prima della comunicazione, possiamo dire che cosa avete immaginato con ognuno di loro? Cioè se c'è una donazione o una raccolta fondi? Con l'automotive abbiamo immaginato una donazione coinvolgendo, siccome vi dico anche l'importo, che sono 150.000 euro. 150.000 euro. Ecco, questo non l'avevamo considerato, però è lusso. Ah, vabbè, allora dovete andare. Sì, da Mercedes in su. Ieri, No, no,
No, ma noi avevamo, diciamo, puntata a target alto. Alto. Per cui e abbiamo lavorato, diciamo, l'idea era quella di lavorare naturalmente con la rete di concessionari, cioè chiedere la donazione, ma fare comunicazione sia all'interno della rete delle concessionarie per dargli una visibilità, quindi attraverso strumenti vari, tra cui avevamo immaginato anche un gadget portachiavi fatto in un certo modo che potesse essere anche magari distribuito ai clienti, anche perché chi compra queste auto non sono tantissimi clienti e quindi ci stavamo anche per questo. Un'attività di comunicazione all'interno dei saloni di questa... Scusa. Allora, noi come, diciamo, se mi fate dire questa questione, allora, dicevamo, abbiamo immaginato una campagna trasversale per tutti e poi delle attività specifiche, ok? Per cui sicuramente, dicevamo, volevamo fare un video di un minuto e mezzo, da far girare sulle TV nazionali, attraverso appunto canali privilegiati a costo zero, web, screen in stazioni piuttosto che street screen e così via, con un testimonial che appunto ci portava avanti la campagna di comunicazione. Poi vabbè, abbiamo immaginato una tiratura di brochure che possono servire da spedire in allegato con il media partner, e poi una campagna 6x3 nazionale, che forse qua abbiamo sottostimato i costi, però poi me lo dite voi, e poi gadget, una 6x3 nazionale. Sì. Affissioni, ok, vabbè. Ok. E poi vabbè, i gadget, dicevamo, questi portachiavi che abbiamo. Che però utilizzato. Sono solo relativi all'automatico. No, perché? Perché poi, diciamo, in un certo qual modo il nostro target è sempre quello. Per cui, siccome lo sponsor interessante è quello dell'automotive, l'abbiamo tarato sull'automotive, però poi di fatto è un po' trasversale come gadget, perché il nostro, diciamo, target più o meno è quello. Quindi, diciamo, siamo partiti da questa campagna basic e poi no, e lì poi c'è anche il media partner che dovete naturalmente aggiungere. Beh, lo davo per sconcetto, perché questo è il campagna. Esatto, per cui nella campagna. Il media partner di fatto è stampa. Io vorrei capire da te cosa intendi quando parli di canali privilegiati sulla televisione. No, canali privilegiati intendo le reti nazionali. Appunto. Sono loro che ci precedono, certo. Assolutamente. Parliamone. Per cui di fatto, diciamo, all'automotive quello che noi possiamo dare in cambio è comunque il ritorno all'immagine. Come? Con la comunicazione all'interno della concessionaria, per cui abbiamo previsto dei roll up e la distribuzione dei gadget magari ai clienti, la comparsa ovviamente magari dell'auto o del logo all'interno del video che andiamo a distribuire, il logo sui 6x3, il logo sulla brochure e sulla la lista scientifica non l'abbiamo messa, e sui sul sponsorizzato il video, dato che mi dici che va in TV, bla bla bla, per ripagare i 150 euro. Straripare. Ok. Quindi occhio. Va bene. Magari il video, per esempio, potresti farne a meno. Il video. Magari potresti farne a meno e il logo te lo potresti mettere solo nel materiale PDF, nelle brochure. Va bene. Questo giusto per fare delle riflessioni. No, va benissimo. Io. Database alla Mercedes, perché ci dava 150 migliaia, allora offrivamo il nostro database, era un'idea dai 40 ai 60 anni di mandare tutta. Ah, vabbè. Perché, vi dico che cosa era venuto. No, infatti non avevamo deciso di cedere il database. Tra le cose che era venuto fuori, tra le ipotesi, c'era quella di dire alla Mercedes: guarda, noi ti possiamo fare una mail
un mailing targettizzato sui soggetti che ti interessano, che sono all'interno del nostro database, ma la mail la facciamo noi, dicendo ai nostri donatori: guardate, la Mercedes è stata brava, ci ha donato 150.000 euro. Poi non è che vi diciamo compratevi la Mercedes, però certamente la Mercedes va a fare una comunicazione su un target caldo già, perché sì, sì. Marketing bellissima, tutte queste idee stupende, come sempre c'è un discorso, dunque non dobbiamo parlare alle imprese, sì. No, noi dobbiamo parlare alle aziende. Voi avete, non sto dicendo che sia italiano, ma voglio dire come sì. Voi fanno da brand, tutto quello che avete pensato fino adesso è mirato a un pubblico di massa, a persone, ok? Sì. Quindi prima domanda, siamo sicuri che questi sono gli strumenti giusti per convincere guarda che io ho in piedi questa campagna, quindi a tramite uno di questi strumenti o più io ti riesco a fare comunicazione, quindi comunque se ti affianchi a me ne ricevi il beneficio di margine, reputazione eccetera, occhio perché voi in teoria dovreste già aver preparato tutta la campagna e quando andate a cambiare proprio questo approccio, andate a proporvi alla Mercedes piuttosto che all'associazione sportiva eccetera, vi dovete portare già un progetto praticamente confezionato. Eh sì. Quindi questo siamo partiti. A partire da lì, questa è la che va bene, bisogna avere le idee chiare, però il concetto è occhio perché partire da lì significa che se tu hai immaginato questo, devi aver probabilmente prenotato spazi pubblicitari, pagine sui giornali, anche se hai media partner, eccetera, stai vendendo la pelle prima, nel senso che se poi non ottieni nessuna azienda che ti sostiene, tu spendi 300.000 euro, ma raccogli zero. Ti spiego? Quindi non è che mi sto dicendo che il ragionamento è che è tutto un lavoro di affinamento, aggiustamento. Quando si entra sui media di questo tipo, cioè la comunicazione a volte con le imprese, è meglio partire più, diciamo, in sordina, cioè ragionare cosa può interessare a loro. Poi un altro elemento da considerare, la vostra missione. Allora, bisogna trovare un brand, come si diceva ieri, che tocca un brand di lusso, che generalmente può avere un certo tipo di attrazione con il loro prodotto verso il loro target, eccetera, abbia strategicamente o comunque condivida il punto di vista di parlare ai suoi clienti di una cosa che riguarda, magari a come dire, se fosse un problema urologico, come ieri qualcuno aveva tirato fuori, che poi la macchina, voi lo sapete, gli studi dimostrano che la macchina per l'uomo è praticamente meglio, è più della sua donna, quindi cioè, ci sono delle relazioni anche... perché gli uomini del marketing e della comunicazione della Mercedes di Automotive queste cose le sanno, vuol dire che quando loro vanno a fare una campagna di comunicazione, per esempio in store, come dicevi tu, cioè nei loro punti vendita concessionari, siamo sicuri che si vogliono abbinare ad una patologia? Cioè queste cose le dico perché ok, quindi da considerare. Stessa cosa, mi soffermo un secondo sul testimonial, fantastico, ma quale sportivo? No, lo dico perché da Francesco Totti ne fa 10.000 di campagne, capace pure che fa anche questa. Magari per quello dire. Sulla prostata ingrossata non però la fa, non la magari. Fa. Ecco, so. Capito? Quindi no, perché sono cose su cui bisogna, no, ragionare. E mentre magari, adesso dico, poi potrebbe invece essere, potremmo essere smentite dai fatti, magari quella della depurazione dell'acqua, che potrebbe anche essere una delle cause, fattori ambientali, perché vengono problemi, no, urologico, tutto l'impianto, proprio, cioè ci sono i reni, ci sono, no, tutti gli... Magari l'acqua è veramente un punto che potrebbe avere il suo senso. Quindi ecco, questo solo per dirvi dal punto di vista della cosa. Poi, ovviamente, tutto il resto... va benissimo come idee, ma dobbiamo essere sicuri di partire con qualcosa di molto forte e solido e soprattutto che cosa vogliamo dire al pubblico. Potremmo anche decidere di non dire niente alle persone, per questo che soprattutto perché io ti faccio solo sta domanda, ma se tu ottieni 150.000 euro, che già da Mercedes, ma perché devi fare tutto sta baradà? Cioè, me lo aspetterei se Mercedes ti dice, guarda, io 150.000 euro non te li do. Te ne posso dare al massimo 10.000 come azienda, dopodiché andiamo a chiederle ai miei clienti, allora ti inventa un meccanismo come possiamo aver fatto, perché anche questo va considerato.
qualsiasi reazione dei clienti l'abbiamo fatta, fermo restando però ci siamo bloccati perché quando vai a comprare una qualsiasi auto dalla Panda non girano i contanti ma girano gli assegni, o addirittura no, addirittura non girano neanche. Ad esempio, avete avuto una bella idea del concetto di portachiavi, perché minimo minimo è già il gadget che ti danno abitualmente, a volte si invertono anche altre cose, soprattutto a questi livelli, no? Ti danno proprio la chiave col SIM, la Mercedes lo fa, figurati là. Allora, per esempio, questo può essere un elemento che ti dicevo di rimente, invece di avere 150.000 euro di donazione, a questi signori gli puoi dire, guarda, siccome poi loro fanno prodotti anche insomma, di livello, non è che ti regalano il gadget di plastica, d'acciaio, ecco, e cuoio, Allora, poteva essere, raccogliamo con il portachiavi, cioè non lo regaliamo, o come avete voi pensato era un modo di raccogliere quella mappa, puntiamo su quello, cioè ogni contratto, che ogni macchina venduta che stipulo, 20 euro di donazione, quel target ci può stare, vedi, se ritorniamo al ragionamento della valutazione della soglia, a uno che sta spendendo 70-80 mila euro per una macchina, pure adesso non è per dire, ma 20 euro pensi che gli cambia qualcosa della vita? Se glielo propongo bene, però se lo comunico bene, se gli do in cambio pure qualcosa. Ora poi qui andrebbe fatto, ma quanti clienti ci hanno, quanti portachiavi riesco a distribuire, però... E poi ecco, brava. No, anche perché dobbiamo arrivare a 1 milione. In più vi dico questo, sempre ricordandoci che a monte tutto ciò è passato per una condivisione della strategia, cioè che l'azienda ci sta perché crede nella missione e perché crede che sia coerente con le sue strategie di business, e questo l'abbiamo dato per assodato, certo. L'altro argomento è, occhio, perché l'evento non può essere un evento sportivo qualsiasi. Vi siete fatti una domanda perché Mercedes non è sponsor del calcio? Cioè, anche in quello le strategie, ecco perché serve studiare, andare preparati. Mercedes non si posizionerà mai probabilmente su un target, poi per carità c'ha la classe A, l'Italia è piena, ma voglio dire, per il ragionamento che avete fatto voi, probabilmente il calcio non va bene. Troviamo uno sport un pochino più di elite. Oppure forse andiamo sulla Formula 1? Ecco, cioè, no, ma questi sono elementi che vanno considerati proprio per non fare buco, diciamo, quando uno arriva a sedersi di fronte a loro e poi magari ti fanno il sorrisino e ti dicono... Se io l'avessi ascoltato un po' quello che ho detto fino adesso, leggessi solo quello che c'è scritto qua, io avrei... Ma non va bene questo, e forse nemmeno i media partner, non qualsiasi. Neanche con i media partner, se vado a vedere gli strumenti di comunicazione, ci sono degli strumenti
che voi avete detto vogliamo fare una campagna trasversale, va bene, quindi una campagna trasversale diciamo che puoi prendere tutti. E allora se voi, se allora non siete partiti dal target, ma siete partiti da una campagna che voleva essere trasversale e virale, allora non vanno bene questi, perché se volete prendere tutti, esatto, volete prendere tutti. Però Fabio, ci tengo a perché non pensiate, non è, tu stavi dicendo questa non va bene, no, non è vero che questa non va bene più, bisogna solo far aggiungere una riflessione, il video, non no media di massa, la televisione non ci serve per questa cosa, perché Mercedes fa lei la pubblicità che vuole, però dove lo posso far girare questo video? Per esempio internet, sul web, ci sono le community dei collezionisti di un certo tipo, i patiti e gli appassionati dell'automobile, eccetera, eccetera. La stampa, vado sulle riviste di settore automobilistiche eccetera, ma non solo, scelgo anche delle riviste magazine destinate prevalentemente a target maschile di un certo livello, Class, Capital, cioè questo è, capito, il modo. Quindi non è vero che tu non la puoi fare trasversale, però deve essere mirata al target, se no non ottengo nulla. Stessa cosa, le affissioni, evidente che non ci funzionano, però appunto puoi fare altro, il BTL, materiale di brochure per esempio, è questa roba, benissimo, dove la distribuisco? Vado nei circoli sportivi di golf, vado nel, allora capito, tutto l'importante è che è sempre finalizzato, se ho scelto alto tutto deve essere mirato al target alto, allora se noi facciamo tutte le azioni coerenti tra di loro l'obiettivo si raggiunge di più e tutte le operazioni messe in campo diventano più efficaci. Ok? Anche perché, ripeto, questo in realtà noi dobbiamo fare 1 milione di euro. Quindi per essere realisti, considerato, mettiamo pure che l'azienda ci dia 150.000 euro, ce ne mancano 850. Come li facciamo con quelle altre cose? Non è banale, capito? Quindi ecco, questa è la cosa importante. Per concludere, sugli utilities, come pensavate? Una donazione o qualcos'altro? Ok, va bene, comunque vedete è un metodo, è infatti, qui sì, bravo, infatti. Un'azienda che vuole invece spingere proprio il suo mercato lavora proprio sulla decorazione dei reni. Esatto. No, però ecco, insomma, vi rendete conto però di quanto è utile seguire un processo logico ed un metodo, sempre mi raccomando, obiettivo che vi ponete, economico e non solo, cioè cosa chiedete, come lo fate e mirate, perché qualunque strategia indifferenziata se la possono permettere pochissime organizzazioni, anzi del non profit nessuno. È una tecnica che può essere usata solo nel profit, ma sono 5 forse i marchi nel mondo che si possono permettere una strategia globale, come detto, indifferenziata in tutto il mondo. Le altre sono tutte strategie mirate, non si può prescindere dallo studio del profilo del target a cui parliamo. Ecco perché anche quando si va dall'azienda, prima di tutto scegliamo il settore a cui ci indirizziamo, gli interlocutori di quell'azienda e studiamo bene loro che fanno, intuiamo, poi possiamo avere un'intuizione sbagliata e quando ci sediamo davanti a loro ce la confermano, non ce la confermano, eccetera. Però è fondamentale poi per non avere quella sensazione di sedersi, essere inadeguati, che ti dicono bello, bellissimo, però ti fanno così e tu te ne vai, oltretutto senza neanche capire qual è il motivo per cui ti hanno detto di no. Perché quante volte succede? Io ho un contatto molto forte con loro e non riesco a trovare il punto di incontro per collaborare. Perché non si parla di donazione ambientale nella stessa. Vogliono determinate caratteristiche e stiamo lavorando per cercare il punto di incontro, che posso dire secondo me non lo troveremo, quindi ripeto, e siamo la charity più grande che c'è in Italia e curiamo il cancro e loro sono loro. Questo dico, la progettualità che entra poi, se ci sono delle linee strategiche molto chiare per l'azienda, ci sono quindi... Allora, questo lo stavamo illustrando prima, è un esempio, abbiamo portato 2 esempi, adesso tanto ecco, ci manca poco tempo, quindi possiamo giusto, e poi magari chiudiamo pure con il video che rallegra un po' tutti, che, però restando un po' nel tema della comunicazione con l'impresa. Sì, mettiamo il microfono.
Perfetto. Questo stavamo dicendo, è un esempio di raccolta alle casse di Auchan. Mi dispiace che è uscita proprio adesso Dora, mannaggia, perché le volevo far vedere che, peraltro queste sono proprio attività che sono state, come dire, gestite, avviate dall'origine da Alessandra, ma che continuano perché sono valide, eccetera, e c'è appunto una partnership durevole. Volevo far vedere come la cassa si è reputato di donare un euro. Mentre poi aggiungendo, questo per spiegare come è diversa la dinamica, no? Aggiungendo un prodotto che per stagionalità è stata scelta la Palais Natale, perché la Maratona Natale non coincide con Natale, che invece raccoglie 5, cioè può chiedere 5 euro, ma perché in cambio ti do qualcosa. Questa era la combinazione, se vi ricordate ieri la slide in cui dicevamo cerchiamo un'azienda per arrivare ai suoi clienti e le varie modalità che si di meccanica di raccolta fondi che si potevano chiedere. C'era la donazione alla cassa e un prodotto dedicato. Questa è una combinazione, prodotto dedicato, esatto, ed euro alla cassa. Euro alla cassa che era il massimo che si poteva chiedere su uno scontrinato medio, come vi dicevo, che sta tra i 40 e i 60 euro a seconda poi dei supermercati dell'Italia, e quindi per cercare una soluzione comune a tutti era un euro. Con un'attività di informazione interna sulle cassiere che dura 6 mesi, per raccogliere un mese, però raccolgono 1 milione di euro in 30 giorni. Quindi, però, perché a tamburo battente chiedono a tutti, ma non chiedono a caso, ripeto, è perché sono state educate a questo. Oh, l'altro esempio è un altro tipico modo di... E io, scusa, puoi tornare solo un attimo indietro, certo, solo per dire una... Non abbiamo toccato e non toccheremo l'argomento testimonial, però dato che voi avete parlato di evento sportivo e del calciatore come testimonial, un argomento che, come dire, si sta sviluppando molto, una materia, è proprio quella dell'utilizzo dei testimonial e del profilo dei testimonial. Non più il testimonial è necessariamente il testimonial famoso, cioè non necessariamente è l'attore, il cantante, lo sportivo, ma sempre di più il testimonial è il testimonial della missione. In questo caso i testimonial sono le persone, i dipendenti, perché l'azienda sta puntando sul valore dei dipendenti, ma sempre di più diventano i destinatari i testimonial. Pensate alla meravigliosa campagna dell'8x1000, perché io lo dico sempre, il chiedetelo a loro è una campagna pazzesca. Loro sono quelli che testimoniano i risultati, o meglio, come dicevamo ieri, se non ci fossi io, chi darebbe da mangiare a Tizio? Se non ci fosse Sara che va la notte ad aiutare i senza tetto? Una comunicazione meravigliosa e che è, direi, senza tempo, veramente geniale, complimenti alla CEI. Però ecco, l'utilizzo dei testimonial è sta prendendo anche questo tipo di percorso, e sempre di più, non dico che si stanno abbandonando i testimonial VIP, chiamiamoli così, ma c'è anche una sorta di credibilità. Bravissima, di credibilità, anche perché tu non puoi chiedere l'unicità al testimonial, perché giustamente è un'immagine che lui dona in maniera gratuita e quindi la dà una volta alla lotta contro il cancro, una volta per la salvaguardia dei gattini di non so dove, quindi va bene, però crea, perché il pubblico è attento, non è che il pubblico si prende tutto quello che arriva, cioè noi siamo attenti quando riceviamo comunicazione e cominciamo ad avere un problema di credibilità che quindi chiaramente si rifà sulla charity di riferimento. Quindi era solo una nota, perché... No, molto giusto questo del testimonio. Questo è un altro esempio di come, ad esempio, ci si rivolge alle aziende più in massa, no? Ieri vi avevo fatto vedere quel piccolo esempio di Donor Care, per esempio, su 5.000 imprese come case history. CESVI, che è un'altra per la cooperazione internazionale, eccetera, ma lo fanno praticamente tutte le grandi organizzazioni, ma anche molte piccole, che se voi andate a vedere i siti, no, locali, si inventano il regalo solidale, il prodotto solidale, che appunto è l'invenzione dell'acqua calda. Però il fatto è che le imprese da sempre hanno avuto questa abitudine che sotto le festività natalizie fanno delle strenne, regalano dei doni, piuttosto anche solo delle lettere, maggior ragione nei periodi di austerity,
si cerca di far vedere anche ai dipendenti, giustamente, che non ci si spende troppo in queste iniziative, ben vengano se sono fatte con uno scopo solidale, no? O sociale. E quindi una delle tante, i cosiddetti cataloghi prodotto delle organizzazioni non profit, e questo è un esempio del come comunico, finalmente il regalo solidale diventa aziendale, sotto, come dire, tutta la, diciamo, il portafoglio di possibilità tra cui io posso scegliere. Questo di CESVI è uno dei più ricchi, ecco perché vi ho fatto vedere questo esempio, perché in effetti per le aziende c'è, cioè, biglietti augurali istituzionali, certificati di buona azione, i calendari che si possono mettere al muro, i segnalibri con i semini addirittura per far crescere le piante, i cofanetti con il tè o con i semi, l'angioletto da appendere all'albero di Natale. Un piccolo market. Insomma, praticamente, ecco, l'alberello, vedete, quindi tutte belle cose che naturalmente hanno un loro costo di gestione, di sostenibilità, eccetera, ma si saranno fatti i due conti e probabilmente la cosa funziona. Infatti la famosa scheda. Esatto, scheda, quindi questo per dirvi che nulla può essere dato, lasciato al caso. Adesso vi volevamo far sorridere, no, nel senso che relativamente al discorso della comunicazione che ruota intorno ad un'impresa, eccetera. Adesso è chiaro, vi portiamo un esempio di come dire, un caso, insomma, noto a tutti, e che giustamente voi direte, vabbè, ma questo lo può fare giusto Teleton e qualcun altro. Però intanto è per rendervi l'idea che alcune diciamo iniziative di partnership, eccetera, possono trovare dei canali di comunicazione, visto che ne abbiamo parlato con il caso, no, del vostro gruppo, di comunicazione anche alternativa ai media classici cosiddetti, quello che in gergo, diciamo, più tecnico si dice marketing territoriale, unconventional marketing, perché sono delle formule che coinvolgono le persone e comunicano in maniera, diciamo così, originale, se vogliamo, ecco, con il pubblico. E questo è un esempio per cui nel pluriennale partnership tra BNL, il gruppo BNP Paribas diventato francese, e Teleton, una delle chicche proprio che veniva utilizzate, più divertenti, e che poi venivano anche utilizzate in maratona per farle vedere in televisione, erano le candid camera. Ora volevo dire solo una nota su, poi dimmi quando avendo, come dire, avuto l'opportunità di seguirlo per parecchi anni. Il grande valore aggiunto che chiaramente un'azienda come BNL ha avuto da questa partnership ventennale è stata quella di un posizionamento del suo brand sulla popolazione di un istituto bancario vicino alla gente, vicino al sociale, e in tutte le analisi che sia noi allora di Teleton piuttosto che BNL facevano, risultava, cioè nelle analisi, vuol dire nelle interviste banalmente che facevano alla popolazione, risultava che nel percepito degli italiani BNL era comunque la banca d'Italia, cioè la banca, non la banca d'Italia, la banca dell'Italia. Da un punto di vista di settore merceologico, BNL è una banca piccolissima, cioè non parliamo di Unicredit, Intesa, Montepaschi, i grandi gruppi cooperativi, i crediti cooperativi, è una banca piccola, sono 700 sportelli, ma ha avuto un'azione di comunicazione graduale talmente tanto forte che si è posizionata nel percepito degli italiani, e così se BNL finisse la partnership con Teleton vivrebbe di rendita per i prossimi 15 anni. Quindi chiaramente anche i suoi prodotti bancari sono stati percepiti in quest'ottica dal cliente. Lo so, tu fai così, però ti assicuro che le analisi di mercato dicono un'altra cosa. Ha avuto dei problemi. No, ma guarda che questa partnership nel 91 nacque, allora io facevo la maturità nel 91, quindi non ne ho colpa, no, scherzo. Nacque, e quando la responsabilità sociale d'impresa era una bella frase scritta da qualche parte che nessuno assolutamente viveva, probabilmente è nata, anzi io direi che sicuramente sarà nata per una volontà proprio di ripulirsi l'immagine, eppure di parecchio.
E non è che i tempi sono cambiati, non mi riferisco a BNL, ripeto, io ho tante, come dire, sollecitazioni di aziende che per vari motivi si devono ripulire l'immagine e mi chiamano per fare collaborazione, e la risposta è quasi sempre no. Quindi sicuramente, anche perché, ripeto, sono passati 20 anni, la sensibilità del cittadino è molto diversa, ma 20 anni fa ti assicuro che quello che stai dicendo te non lo diceva nessuno, cioè non era proprio percepito questo tipo di come dire, premesso, non è che non gliene fregava niente, essere onesti, che per il ragionamento che abbiamo fatto questa mattina, e ciò non vuol dire che noi stiamo dando un'opinione, no, voglio dire, personale sul corretto o non corretto, però che forse la missione di Telethon, che era ricerca scientifica per curare le malattie genetiche rare, probabilmente poteva risentire molto meno nel gemellaggio con un'azienda di questo tipo rispetto a quello di cui ti occupi tu, o rispetto a quello che fa Save the Children nel mondo, no? Medici Senza Frontiere, ad esempio. Save the Children non potrà mai collegarsi a Nestlé, perché Nestlé, pure se sono passati 20 anni, nell'immaginario collettivo delle persone ha dato il latte in polvere scaduto alle popolazioni in via di sviluppo. Tu pensi che Save the Children potrà mai avvicinarsi a quel marchio? Oh, certo che detto tra noi non gli farebbe mica schifo ricevere dei soldi dalla Nestlé, però è un discorso etico, quindi ritorniamo al discorso che ha fatto Alessandra. Ma anche il discorso di salvare delle vite con la ricerca delle malattie rare e poi dopo le vanno ad ammazzare col fucile. Benissimo, bombe, ma ne potremmo discutere, potremmo discutere per settimane, perché io ti assicuro che se qui ci fosse seduto il papà o la mamma di un bambino malato affetto da una patologia genetica rara, probabilmente ti farebbe, non dico cambiare idea, ma probabilmente avreste dei buoni spunti per discutere. Per questo i codici etici sono per lo più composti, cioè stimolati dagli stakeholder, quindi dalle persone che sono vicine a quell'associazione, perché tu hai il cappello di quell'associazione. Poi io, come non so, Alessandra Deli Poggi, posso essere contraria a tutta una serie di cose, però con il cappello del mio lavoro io devo seguire quelle che sono, come dire, le priorità per la ricerca scientifica biomedica in quel senso. Cioè, quello che dice lei è vero, non, alla fine, come dire, le opinioni e le necessità, i fabbisogni sono talmente tanto variegati che... Cioè tu puoi farla quella scelta, però vai a spiegare ai portatori di interesse di quella cosa che rinunci a 14 milioni di euro che probabilmente ti danno una prospettiva di cura nei prossimi 10 anni, appunto, a persone che hanno quel problema in casa. Poi, se io dico, per carità, l'etica è il primo punto da cui siamo partiti, siamo partiti indiscutibile, siamo partiti. Però sempre, cioè io dico sempre attenti, deve, no, essere a fare ponderata il discorso, la situazione, esatto. Quello è buono, quello è cattivo, perché appunto qualcuno giustamente ci diceva prima di giudicare, ma lo dico proprio per spirito, che ogni missione poi ha il suo, diciamo, alla fine ha il suo scopo, ed deve stare attenta a come si muove, assolutamente. E dunque, dato che praticamente sì, lui deve andare via, voleva che prima un attimo, sì? Solo due parole su ASIF, perché giusto, so che benissimo, vai. Allora, te la parola. Allora, credo che avevi già parlato appunto con Antonio. Sì. ASIF è l'Associazione Italiana dei Fundraiser. Da 10 anni cerchiamo di come dire, promuovere la cultura del fundraising e la crescita e lo sviluppo della professionalità, quindi con molto piacere partecipiamo a tutta una serie di attività e di convegni, e quindi sono nati nell'ultimo anno e mezzo i gruppi territoriali, chiaramente è tutto a livello volontaristico, possiamo anche a dirlo, però se ritenete opportuno sviluppare anche nel vostro territorio gruppi di network, di persone che sono della materia, che si vogliono incontrare proprio per sviluppare questi tipi di tematiche, chiaramente a noi ci fa piacere. Abbiamo una collega del consiglio che ha la delega proprio per la gestione dei gruppi territoriali, è Guia Raco, ve l'avrà parlato, e quindi appunto, se vi fa piacere costituire un gruppo, vi rivolgete a lei, comunque vi rivolgete ad ASIF, ed è un modo ulteriore, noi riteniamo, per appunto per sviluppare il settore e per renderlo sempre più come dire, professionale ed efficace, perché con la professionalizzazione poi si raggiungono quasi sempre gli obiettivi.
quindi qui trovate le nostre, qui ci sono le nostre mail per quanto riguarda, quindi magari se vi volete mettere in contatto con noi o direttamente con Guglia per quanto riguarda. Appena c'ha due minuti. Comunque, vabbè, sono facili, sul sito di ASIF, o se no andate sul sito di ASIF. Facilmente in modo di contattare anche la segreteria. Queste ci sono. Ecco. Il consiglio è quello, a parte dico, di iscrivervi se volete condividere e partecipare al network, ma anche iniziare a incontrarsi qui. Ci si iscrive ad ASIF e si diventa soci di ASIF. Tanto per fare i conti, se non c'è un titolo, se qui apri un setto. C'è un coordinamento. Attenzione, intanto allora, l'iscrizione però viene vagliata. L'iscrizione, c'è un modulo di iscrizione e devi, come dire, rispondere a determinati requisiti. È vero che non esiste la professionalizzazione, cioè la figura professionale del fundraiser, però noi, no, te lo dico perché noi chiaramente valutiamo le proposte e alcune non le abbiamo accettate perché riteniamo che comunque ci siano arrivati dei candidati che vogliono fare i fundraiser, ma di fundraiser ancora non sanno presso a poco niente, quindi questo per dirlo. C'è una quota di iscrizione e poi ci sono tutta una serie di, come dire, di servizi che c'è sempre di più stiamo cercando di sviluppare, ripeto, lavoriamo la notte. Sì, per dalla pubblicazione del proprio profilo, curriculum, alla condivisione di notizie, informazioni degli eventi che succedono sul territorio, di posti di lavoro che ci sono sul territorio, tutta una serie di cose. Ricerche, pubblicazioni. E poi non c'è un coordinamento, ripeto, siamo 11 consiglieri volontari che cercano tra il sabato e la domenica e la notte di organizzare momenti di incontro e quant'altro, però stanno nascendo questi gruppi territoriali. Guarda, i gruppi cercano intanto di far emergere dal territorio quello che c'è, perché paradossalmente non c'è un network di persone che si occupano di questa materia, quindi anche l'incontro, il vedersi, mettere a, come dire, a fattor comune anche buone e cattive pratiche, chiaramente favorisce già un'integrazione, quindi è soprattutto, esatto. Ma Dora voleva dire qualcosa? Ah, scusami, no, pensavo che stessi... Vero, hai tolto la benda. Alcuni propongono poi, chiaramente incontrando eccetera, perché dagli incontri nascono degli spunti e spesso anche si organizzano eventi, altri momenti di incontro in cui magari le tematiche si focalizzano. Assolutamente. E stavo aggiungendo che oltretutto Guglia organizza almeno un paio di volte l'anno, ce n'è mi pare una prossima a settembre, un cosiddetto residenziale, come viene definito, cioè addirittura dove da tutta Italia coloro che vogliono dai gruppi territoriali partecipare a questi incontri ci si incontra in un posto e si sta lì due giorni e si fa proprio come oggi, no? Condivisione, cioè c'è tutta un'agenda di lavori, eccetera. Noi vi invitiamo veramente a farne parte proprio perché, come sempre, mi spiace dirlo, devo dire che l'Italia centro-meridionale poco rappresentata, è poco rappresentata, mentre in realtà voi dimostrate ogni volta, ma anche in altre situazioni dove andiamo, c'è una ricchezza di esperienze, di soggetti sul territorio che fanno parte del sistema veramente incredibile. Però devo essere sincera, da Roma in giù c'è poca, emerge poco, cioè ci siete, ma. Allora, chiudiamo con il sorriso sulle labbra perché è una cosa semplicemente divertente. Ecco. Ecco. Tanto dura due minuti. Dov'è? Si sente? Se puoi spegnere le luci, Fabio, forse. No, non lo posso spegnere. No. Sono Arturo, lo sportello banco, ma del futuro. Quanto vuole prelevare? Ma allora guarda, io dentro non c'ho la lira, se tu mi dai 50 euro non è così. Molto bene, le proponiamo 200 euro se risponde ad alcune domande. Quanti caffè prende ogni giorno? Quanti caffè? Attenzione, il caffè la rende nervoso e quando è nervoso spende più soldi. Quante volte al mese prende la caffè? Zero. No, due volte all'anno. Lei ha i piedi per terra, ma ogni tanto la testa per aria. Quanti rotoli di carta igienica consuma ogni settimana? Attenzione, la sua vita va a rotoli.
chiedendo la, sta mettendo la carta igienica. Cioè io non ho finito di soldi per i soldi, se lo fai domani. Dobbiamo adesso verificare alcune spese dal suo estratto conto. Euro 180 presso ristorante cinese Gnocchi di Napoli. O annulla. Annulla. Euro 120 presso Boss Sexy Shop Il Giaguaro. Conferma o annulla. La faccia della moglie è meravigliosa. E chi ci è andato male? Ha comprato delle manette? Sì, ho comprato delle manette. Luminescenti? Sì. Euro 214 per acquisto abbonamento rivista La Lingua. Ma dai, ma io volevo solo prelevare. Attenzione, sul suo conto risulta una spesa non confermata e in arrivo un operatore. Che succede? Ne so qua, dice che c'ho due delle spese non confermate. È sicuro che lei non ha fatto questa spesa? Non c'è dire la data, ma non c'è dire la data. Lei vorrebbe già per la sua sicurezza. Ma è stata in un ristorante cinese, gnocchi a mandorla, non se lo ricordo. No, non ho fatto la cinese. Queste spese a cui si riferiscono, ha detto. Sexy show. Ancora venta l'artista, non mi ricordo come l'ha chiamato. La lingua, la lingua. La lingua. No, mai fatto lavoramento di questo genere. Mai frequentato Sexy Show? Non ci trovo. Non c'è un amante. Ma stiamo scherzando? Se lei è sicura, non è che qualcuno le ha preso la carta. Sicuramente la sua ha preso la carta. Perfetto, allora annulli la spesa. Come dica sul video, io annullo la spesa. Però vabbè, scusi un attimo. Io annullo la spesa. No, ma no, la procedura da dire era contesto la spesa, perché se annulla, l'annullano ma tra sei mesi. È così, è più rapido il tutto, lei non è soddisfatta e quindi viene... Cioè rimborso immediato. Cioè, intanto guardate la gente intorno che ha fatto capannello. La linea confidenziale, il signor ha ragione, forse le conviene. Perché non me l'ha detto, scusa, subito. Contesto la spesa. Sì, prego, specificare il motivo della contestazione. Il capello non è piatto. Può essere contestata, perché lei è vittima di una Kevin Camera per Teleton. Questi non se lo scorderanno più, no? No, ma anche qui in questo caso vedete che sono loro che sono diventati testimonial di non volendo. E comunque io che vi assicuro ero dietro alle quinte, era da morire dalle risate, perché delle scene fantastiche, ma veramente meravigliose. Quindi ecco, vabbè, giusto per chiudere in bellezza. Ok, no, qui andiamo oltre tanto. Facciamo un'ultima schermata. Solo per dirvi che la prossima settimana ci vediamo sempre giovedì e venerdì. Io sto scappando, vi chiedo di lasciare i feedback form qui sul tavolo.